Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video e se questa idea vi piace vi mostro subito come fare questo vassoio per la vasca. Per prima cosa dovete misurare la larghezza della vostra vasca e riportare le stesse misure sul legno e lo taglierete, nel mio caso, 3 volte. Avrete bisogno adesso di 2 listelli un po' più piccoli questa volta da posizionare lateralmente e con l'aiuto di colla per il legno, chiodi e martello fisserete il tutto. Avrete così ottenuto in pochi minuti un bel vassoio. Un'altra cosa per migliorare l'aspetto del vostro legno, se è necessario, dategli una grattata qua e là con la carta ruvida. L'ultima cosa da fare, quella più importante, è questa: dovete dargli una spennellata di una vernice trasparente protettiva per il legno. Io in questo caso l'ho usata trasparente, ma se voi preferite il legno scuro potete comprarla colorata. Renderà il vostro legno impermeabile all'acqua, che invece di rovinare il nostro bel lavoretto scivolerà via tranquillamente. E tanti saluti. Bene, se volete appunto ricreare un'atmosfera super super rilassante nel vostro bagno, vi consiglio come sempre di inserire oggetti in legno, dei cestini intrecciati, degli asciugamani belli morbidi e delle piante. Belle piante, io le adoro e non possono assolutamente mancare a casa mia, che sia il bagno, che sia la camera, che sia il salotto. Io ho sempre una piantina qua e là. Ma attenzione, non è necessario che siano sempre piante verdi e quindi bisogna per forza spendere soldi. Ad esempio, io ho dei campi di grano qua vicino e ho pensato di raccogliere qualche spighetta e metterle dentro questo vasetto di pomodoro. Ovviamente senza il pomodoro. Battutona! Cos'altro ci rimane da fare? Quindi aggiungere qualche conchiglia qua e là in modo che ci ricordi sempre il mare, un po' di candele, anche queste un po' qua e là, in modo che ci rilassi un po' la mente. Riempire la vasca, buttarci un sacco di schiuma e tuffarsi dentro e a lei. Bene ragazze, cosa vi è sembrato questo nuovo video? Era da un po' che non caricavo, mi dispiace, ma sono tornata. Sapete già cosa fare: se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel pollicione in su e anche un bel commento qua sotto. Se siete nuove e non siete ancora iscritte, vi invito a farlo subito cliccando anche la campanella a fianco al tasto iscriviti per non perdere i miei prossimi video. Come al solito vi mando un bacione a tutte e ciao ciao!